visto in TV o lo ha ascoltato e quindi salutiamo Arturo e lo ringraziamo di essere con noi questa sera per questa chiacchierata. Io sono Stefano Malosso, mi occupo non direttamente ma forse indirettamente di questi temi perché sono a mia volta giornalista e direttore di Limina, che è una rivista che esiste soltanto in formato digitale, soltanto online, quindi sono particolarmente toccato, diciamo, dai temi di questa serata. Io vorrei proprio partire con questa chiacchierata partendo da una parola che è appunto algoritmo. È un concetto, quello dell'algoritmo, che abbiamo iniziato a sentire in qualche modo, ad assimilare nel corso degli anni e devo dire negli ultimissimi anni questo concetto ha avuto una forte accelerata se guardiamo alle nostre vite, al nostro quotidiano. Algoritmo significa parlare del web, significa parlare dei social che stanno diventando di fatto un prolungamento della nostra identità, della nostra professione, della nostra vita a 360 gradi. E quindi parlare di algoritmo è parlare di qualcosa che oggi ci piaccia o no, chiaramente è diventato centrale nella nostra vita. E quindi io vorrei partire chiedendo proprio ad Arturo di Corinto come dobbiamo rapportarci e come possiamo convivere con la logica dell'algoritmo, alla quale, ripeto, non possiamo sottrarci e con la quale dobbiamo dialogare, dobbiamo probabilmente cercare un equilibrio. Ma questa è una domanda difficilissima. Buonasera a tutti. Ciao Stefano. Ma questa è una domanda che forse dovevamo fare all'autore del bellissimo libro L'algoritmo ribelle. Tra l'altro, approfitto per salutarlo. Noi siamo solo amici di penna, come si direbbe una volta, ci siamo conosciuti attraverso la rete. Ho potuto apprezzare questo libro molto bello, scritto finalmente in un italiano leggibile, godibile, con vasti riferimenti culturali, tutti nascosti nel testo, ovviamente a parte quello che Pierluigi Milani si spiega nelle note. E per venire direttamente alla domanda, perché non voglio evaderla, ma penso che è una domanda che ci dobbiamo farci tutti, dobbiamo provare a rispondere tutti. Io penso che non sia possibile in questo momento sfuggire all'algoritmo, quindi probabilmente bisogna affidarsi a un algoritmo ribelle, ribelle nel senso di Lud, che sia il protagonista del libro di Pierluigi, che è il nome di questo antico distruttore di macchine, Ned Lud, Capitan Lud, che era questo operaio tessitore che all'alba della rivoluzione industriale decide di cominciare a spaccare, a sabotare i macchinari della manifattura inglese perché ovviamente l'intervento della meccanizzazione della manifattura aveva ridotto la necessità di braccia umane nel processo di tessitura di lavoro, creando delle nuove povertà per quelle persone che erano scappate dalle campagne ed erano andate in città a fare appunto gli operai, a lavorare in queste fabbriche puzzolenti che ci hanno raccontato i grandi scrittori inglesi dell'epoca. E quindi quello che possiamo immaginare è per adesso una presa di coscienza di tutti quanti a cui incontri come questo possono contribuire. Però io penso che possiamo anche lavorare a un'altra ipotesi, a quella di regolamentare l'algoritmo. È molto complicato affrontare un discorso del genere, però diciamoci la verità, ci sono almeno due cose dell'immediata attualità che ci possono dare una risposta o che ci sollecitano una risposta. La prima è il fatto che quel pazzo schizofrenico
sessista, razzista, bancarottiere, volgare e maleducato di Donald Trump, è stato cacciato a calci nel sedere fuori dai maggiori social network del mondo. Perché? Perché non esprimeva opinioni sui social, perché diceva bugie, perché sobillava le persone, perché istigava la violenza. Ma bisogna ricordarsi che prima di essere cacciato è stato tenuto all'interno di queste piattaforme che hanno creato la sua persona di presidente che ha prodotto oltre 1.000 news all'anno, secondo i calcoli del fake news all'anno per i calcoli del New York Times. E perché gli è stato consentito di stare dentro i social network e crearsi un pubblico di circa 90 milioni di persone solo su Twitter? Perché i contenuti incendiari sulle piattaforme sociali creano attenzione, interesse e nuovi utenti, nuovi profili che viceversa invitano gli investitori pubblicitari a spendere soldi su quella piattaforma. Da qui il primo pensiero è che l'algoritmo che io dico va regolamentato, è l'algoritmo che fa diventare famoso Trump, è l'algoritmo che contribuisce a creare le condizioni per l'assalto al Campidoglio. Questo algoritmo, ripeto, va negoziato perché quello che a noi sembra la pura, semplice, lineare espressione di una formula matematica tradotta in un programma software, cioè l'algoritmo in realtà è sempre e solo l'output matematico di una scelta politica. Gli algoritmi che permettono a Donald Trump di diventare potente e di sobillare una rivolta contro Capitol Hill è un algoritmo che è stato disegnato da qualcuno, non è casuale, non è il frutto di una mutazione casuale, e questa è una cosa. Il secondo elemento di attualità a cui ci possiamo legare circa l'algoritmo riguarda la vicenda di WhatsApp. Molti di noi, se non tutti quelli che utilizzano WhatsApp o utilizzavano WhatsApp, il giorno della Befana hanno ricevuto il messaggio sul telefonino che diceva: se non accettate i termini e le condizioni di utilizzo, la privacy policy di WhatsApp, che è di proprietà di Facebook, non potrete più usare WhatsApp. Che è una cosa legittima da parte della società privata che offre questo servizio gratuito che noi ripaghiamo con i nostri dati. Però ecco, quel messaggio ha fatto capire per la prima volta veramente a tutti quanti, a una platea di 2 miliardi e mezzo di persone, ha fatto capire che nel mondo digitale non c'è niente per niente, che i servizi gratuiti non esistono, sono una bufala, una chimera. Cioè, il servizio, quando un servizio gratuito, il prodotto sei tu. Cioè, in realtà stanno vendendo il tuo tempo, la tua attenzione, il tuo profilo a degli investitori pubblicitari, a gente che fa marketing diretto, a gente che organizza campagne politiche e così via. Quindi, questa consapevolezza che usando WhatsApp produciamo dei dati e dei metadati che la casa madre, Facebook, può utilizzare per farne commercio e quindi modificare addirittura i nostri comportamenti modellandoli, perché il meccanismo di tutte le app di messaggistica e dei social network è che meglio riescono a profilarci, più facilmente possono anticipare i nostri desideri e offrirci qualcosa per soddisfarli, quindi venderci qualcosa, ok? Quindi questa consapevolezza è nuova, è una consapevolezza che però deve trasferirsi all'algoritmo. I social network che ci fanno vedere una cosa anziché o un'altra sono gestiti da degli algoritmi potenti, sconosciuti, su cui non abbiamo nessun controllo. E quindi di fatto l'algoritmo, anche oggi, anche quando usiamo Facebook o Twitter, è quel potere impersonale di fronte al quale non possiamo fare niente, perché è l'algoritmo che decide se vediamo o meno le foto di un nostro amico, se vediamo un'inserzione pubblicitaria o un'altra, se vediamo un candidato politico oppure un altro. E perché non possiamo governare l'algoritmo? Perché viene governato da altri. Perché c'è qualcuno che ha pagato per farci vedere Salvini anziché Matteo Renzi. Questo per cominciare. Poi non so, Stefano, se posso continuare o se vuoi far parlare qualcun altro. Ti stoppo un attimo, Arturo, perché hai già esposto tanti temi, tante faccende sulle quali poi torneremo, perché la questione Trump
chiama, diciamo, al centro la questione della libertà e della censura, per cui ci torniamo dopo perché è molto controverso questo punto. Ma qua per niente controverso, non c'è nessun tema di libertà o di censura. Quello è un delinquente che andava cacciato dalle piattaforme sociali molto tempo prima che loro si ingrassassero con il traffico che produceva. Non è questione né di libertà né di censura. Poi però parliamone se c'è qualcuno che la pensa diversamente. Posizione chiarissima, ma poi ne parliamo meglio. Ne parliamo meglio. Io però, dato che hai giustamente introdotto, peraltro con delle parole molto, molto importanti, il libro di Pierluigi Milani, L'algoritmo ribelle, vorrei chiedere anche a Pierluigi, che tipo di riflessione ha fatto attorno a questa parola, quindi l'algoritmo, e come è nata l'idea di porla al centro di un romanzo di finzione che però, come giustamente Arturo diceva, attinge molto alla realtà e peraltro anche alla storia, perché Pierluigi parte dal luddismo addirittura, per cui chiedo a Pierluigi un intervento in questo senso. Microfono, microfono. Niente, Eccoci. adesso sì, grazie, buonasera a tutti, grazie a Stefano, grazie a Arturo e voglio ringraziare anche tre ospiti internazionali che abbiamo oggi qua. Uno da Michigan, Tom May, che vedo è presente, è visitatore della Val Camonica, parla bene italiano e capisce l'italiano. E poi abbiamo una comuna che sta in Australia, Francesca Foppoli Ciangalli, che saluto, no? E poi abbiamo anche un peruviano che però non vuole essere nominato, per cui non violiamo la consegna. Detto questo, quindi le nostre videoconferenze diventano anche internazionali, è un buon modo anche questo di aggirare le limitazioni, aggirare legalmente le limitazioni del Covid e metterci in contatto col mondo intero. Algoritmo Ribelle, titolo del libro, scusate, non del film, lapsus freudiano. L'algoritmo ribelle è la storia delle invenzioni che degenerano. In pratica, io ho voluto dal ridotto della Valle Camonica, pensate voi, una piccolissima valle del mondo, cosa ha a che vedere con la Silicon Valley? Niente, no? Però dal ridotto della Valle Camonica ho voluto immaginarmi che un algoritmo di cui parlava prima Arturo di Corinto si è sfuggito di mano, perché a un certo punto, a forza di implementare, di cacciarci dentro algoritmi su algoritmi, alla fine il rischio è che scappi di mano, sfugga di mano ai suoi demiurghi e ai suoi stregoni. Quindi di un algoritmo anomalo che dà origine addirittura a una nuova era in cui gli inventori delle macchine, dei robot, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, ossia gli uomini, ovviamente vengono sottomessi e annichiliti, cioè da padroni delle macchine diventano servi delle macchine. È un tema, come è stato accennato, classico nella letteratura fantascientifica e rimanda un po' alle atmosfere distopiche e anche cupe di Huxley, Orwell, Philip Dick, perché no, dei registi, fratelli Wachowski, non so se la pronuncia, autori di Matrix, ma l'algoritmo ribelle che io ho voluto introdurre con questo romanzo è anche la storia di due ribelli in carne ed ossa, che si chiamano rispettivamente Lud e Abel, e della loro lotta irriducibile contro il mondo distopico e dispotico delle macchine, e lo fanno in nome del loro amore e dell'amore che hanno per la loro gente. Quindi è qualcosa che sopravvive, no? È la speranza che può rimanerci e che, come diceva Arturo, deve trovare però forma in legislazione e in regole precise, perché altrimenti sarà ingovernabile. Quindi, come è nata l'idea di questo confronto? Io ho ascoltato Arturo di Corinto, l'ho conosciuto a Chiari alla fiera della microeditoria e ha fatto una esposizione fantastica. Ci sarebbe piaciuto portarlo nelle scuole, perché ha un eloquio e anche una capacità di coinvolgimento veramente eccezionale. E da questo ho capito che c'era la possibilità di scandagliare in modo molto multimediale e su molti versanti questa tematica.
Allora, scrivere il romanzo mi ha aiutato a capire qualcosa di più del futuro che ci attende, senza dimenticare il passato. Allora, non accennerò alla storia dei buddisti, perché ne ha già parlato Arturo, ma voglio ricordare che un grande scrittore, George Santayana, ha lasciato scolpita una frase micidiale. Allora, chi non conosce il passato è destinato a ripeterlo. Siccome questa è una storia che è ambientata agli albori del XIX secolo, era il periodo napoleonico, in Europa l'Inghilterra faceva sé, però non conoscere la storia dei luddisti rischia di condannarci a ripeterla, cioè a diventare noi delle persone che non riescono a capire adesso come affrontare il problema, ci troveranno a doverlo affrontare in maniera caotica e in maniera fermente, perché poi alla fine i luddisti sono baragliati e ammazzati e hanno fatto la fine che fanno spesso queste rivolte, a farla perché non siamo stati in grado di prenderla al momento giusto. Quindi nel nostro caso il passato era quello lì. Il presente e il futuro nostro sono e saranno quelli del nostro braccio di ferro con una generazione nuova di macchine, quelle autosufficienti e autoperformanti, macchine che creano e inventano macchine nuove, che istruiscono macchine nuove e che a questo punto potrebbero, come dicevo all'inizio, anche scappare di mano. Riusciremo a preservare l'umanità o soccomberemo? Questo è il discorso che stasera cerchiamo di aprire nel dibattito della conferenza. Grazie Pierluigi, e per fare un ulteriore passo dentro al tuo libro e dentro ai temi dei quali stiamo parlando, ti chiederei se hai voglia di leggere un brano tratto dal tuo libro per farci entrare ulteriormente in quello che è il rapporto, mi stava venendo da dire la contrapposizione, però contrapposizione forse è un termine sbagliato, direi il rapporto tra uomo e macchina. Ma guarda, io leggerei queste 12 righe che avevo selezionato. E nel secolo XXI, l'euforia per la robotica si era impadronita di una umanità stanca di sé e delle proprie prerogative. Un sentimento che, a dire il vero, non era durato a lungo e che anzi era andato via via scemando nei decenni successivi. Nel loro silenzioso operare, le prime macchine intelligenziate avevano scalzato gli umani da tutte le funzioni connesse alla produzione dei beni e dei servizi materiali, persino da quelle riproduttive. Dopodiché le élite umane, preposte alla pomposa celebrazione delle loro creature, avevano silentemente iniziato a simbiotizzarsi con esse, congegnando processi di miscelazione e fusione sofisticati, sempre più azzardati. Mi fermerei qua. Grazie, grazie Pierluigi. E, anzitutto una nota di servizio prima di andare avanti. Se qualcuno avesse delle domande e volesse interagire con gli autori, può scrivere nella chat e io prenderò le vostre domande e le rivolgerò direttamente ad Arturo e a Pierluigi. Dico questa cosa in apertura in modo che possa essere più funzionale il funzionamento. Allora, Pierluigi, grazie per questo brano, credo sia prezioso per entrare nel tuo libro. E Arturo ha parlato di regolamentazione e mi viene subito in mente un film, un documentario che nei mesi scorsi ha fatto molto, molto, molto parlare. È un documentario Netflix, se non sbaglio, è The Social Dilemma, nel quale propriamente si parla di essere umano come prodotto di uno scambio commerciale, uno scambio che vede ancora una volta l'algoritmo in qualche modo a orchestrare, a manovrare il valore di mercato degli esseri umani, dei loro gusti, di ciò che acquistano. Di ciò che guardano. Ecco, quindi vorrei chiedere ad Arturo, all'interno di questo scenario,
Che ruolo ha la sorveglianza della quale siamo costantemente vittime, però inconsapevoli, o meglio, lo siamo stati fino ad oggi, lentamente stiamo iniziando a rifletterne, anche grazie all'attività che tu fai, però ad oggi siamo ancora vittime. Pur sapendolo, siamo vittime. Ecco, quindi che ruolo ha la sorveglianza e quanto siamo sorvegliati, a tuo parere? Microfono. Scusate che io lo disattivo per non disturbare la conversazione degli altri. Noi siamo costantemente sotto sorveglianza. Potremmo distinguere fra tre tipi di sorveglianza. La sorveglianza della devianza criminale, la sorveglianza del statuale per il welfare, la sorveglianza commerciale dei consumi. Ecco, i social network sono gli strumenti perfetti della sorveglianza commerciale. In realtà la sorveglianza si sta questo tipo di sorveglianza si sta trasformando anche in qualcosa d'altro, perché consente di fare operazioni di intelligence di carattere politico, ma poi ci veniamo. Se ci pensate, già Bentham, quando discuteva del suo panopticon, no, di questa prigione in cui bastava un solo poliziotto per controllare tutti i detenuti che avevano le celle aperte, ma che non uscivano per timore del sorvegliante, per timore che il sorvegliante si accorgesse di un loro comportamento inadeguato e li punisse. Quella è proprio la sorveglianza della devianza criminale. Oggi ha fatto un salto di qualità, perché addirittura esistono le banche dati genetiche in mano agli organi di polizia, agli organi inquirenti, quindi la sorveglianza criminale è garantita in questo modo. La sorveglianza statuale c'è necessaria, perché se non dicessimo tutto quello che è possibile sapere di noi, allo Stato non riceveremmo né le cure sanitarie né la pensione. Pensate a quante volte vi hanno fatto compilare i moduli sul Covid in questo anno di pandemia. La sorveglianza dei consumi, i social network sono degli allevamenti di consumatori. I social network sono degli strumenti immaginati per fare pubblicità, per fare marketing. Scusate, ma pensate che Zuckerberg, oppure Jack Dorsey, cioè i creatori di Facebook e Twitter, siano dei filantropi, delle persone che creano. E come fanno? Se sono dei filantropi, e quando hanno creato questi social network, non erano certo miliardari. Come facevano a pagare i sistemisti, gli sviluppatori, la corrente elettrica, i computer per immagazzinare i dati? Come facevano, se non vendendo la nostra attenzione agli investitori pubblicitari, quindi vendendo i nostri dati? Quindi i social sono la prigione della modernità. Un filosofo coreano di nome Byung-Chul Han, mi auguro che qualcuno lo conosca, dice che i social network sono dei panottici digitali, cioè dei sistemi di sorveglianza digitale, ok? Quindi qua andiamo oltre l'idea di Foucault di sorvegliare e punire. Cioè, Foucault si immaginava che la società fondamentalmente era basata sul concetto di inclusione e esclusione, no? Lui parlava fondamentalmente del discorso pubblico, no? Di chi è in grado di esprimersi nel discorso pubblico. E qui vediamo il primo paradosso del social network: è attraverso la possibilità che ci viene data di esprimerci di tutto, su tutto, con tutti, che veniamo ingabbiati dal social network. Cioè, questa pretesa di utilizzare un palcoscenico
di facile utilizzo, grazie a poche competenze, a strumenti di facile acquisizione, questo palcoscenico che ci permette di rivolgerci a una platea virtualmente illimitata per raccontare la nostra intuizione, il nostro parere, il commento che salverà il mondo e porterà un po' di intelligenza o porterà la soluzione ai problemi che ci affliggono. Ecco, il social network diventa la nostra gabbia perché? Perché è ingegnerizzato, come abbiamo scoperto dagli ingegneri di Google e da Lawrence Lessig, abbiamo scoperto che questi strumenti sono ingegnerizzati per farci stare male, per farci stare infelici. Un ingegnere di Google, Tristan Harris si chiama, ci ha spiegato, io l'ho anche intervistato per Rai 1, ci ha spiegato che i social network sono. E quindi l'algoritmo che governa i social network è pensato per accedere al nostro nucleo emotivo più profondo, per farci sentire a disagio, per farci confrontare costantemente con quell'altro che tu vedi è sempre felice, mangia bene, sta al ristorante sulla cima di una montagna, o con lei che è bellissima ma non ti risponde, non ti sorride, non chatta con te. Ecco. Questi perché i social network sono pensati per farci essere infelici? Perché più siamo infelici, più cerchiamo di capire perché lo siamo, e più siamo infelici, più esprimiamo e mettiamo a nudo le nostre fragilità. E sono le fragilità che i social network, o meglio, gli investitori pubblicitari, vogliono colmare offrendoci degli oggetti per compensare i vuoti della nostra fragilità. Allora, in un mondo capitalista e consumista, come si affronta la felicità? Comprando e consumando in questo modo. Non è che la gente si mette a leggere, ragiona, va a fare meditazione sulla montagna. E i social network sono ingegnerizzati per farci essere infelici, attingendo alle conoscenze più avanzate della psicologia cognitiva, della psicologia umana, della biologia. Cioè, le stesse notifiche che colpevolmente abbiamo messo on sul nostro telefonino servono a farci saltare sulla sedia, a creare un meccanismo di dipendenza che ci fa sempre andare a guardare chi ha scritto, di cosa hanno scritto, di cosa si parla su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Questo meccanismo, questa ingegnerizzazione è pensata apposta per attivare il nostro sistema dopaminergico, fondamentalmente. Le news, la novità della notifica ci dà una scarica di dopamina che è simile alla cocaina per gli effetti, che serve ad attivarci e anche forse a trascinarci fuori da esistenze tutto sommato serene ma anche noiose. È questo che sfruttano i social network per renderci schiavi mentre siamo parcheggiati nel nostro non fare niente e in cui spendiamo del tempo inutile a discutere con la gente sui social di cose che forse non abbiamo neanche studiato, che neanche capiamo e che poi producono i mostri che sappiamo, i Novask, Novax, Nomask, terrapiattisti, seguaci di Trump, i cuscemi di QAnon e così via. Mi fermo. In questo quadro mi rivolgo a Pierluigi, l'uomo, cosa possiamo fare? Che armi abbiamo per opporci di fronte a una macchina così ben congegnata, come ce l'ha spiegata molto bene e con grande puntualità Arturo in questo momento? Cosa può fare l'essere umano di fronte a questo? Anzi, dentro, magari di fronte, dentro, dall'interno di questo meccanismo. L'uomo, l'essere umano può attingere al grande patrimonio del suo passato, come noi attingiamo i classici greci o romani del campo della letteratura o dell'arte, così anche nel campo della comunicazione, almeno questa è la mia opinione, nel campo delle risposte, possiamo attingere all'empatia, che è sempre stata la chiave di risoluzione delle grandi tragedie umane, a partire proprio dall'antichità. È solo attraverso il rapporto interpersonale, l'organizzazione di questo rapporto,
stabilizzazione di questo rapporto, che le persone possono uscire dalla loro solitudine esistenziale, quella noia di cui parlava Arturo, e possono dare vita a un movimento più forte di questi Moloch che vengono schiacciati. Ce ne sono stati degli altri di Moloch analoghi nel corso della storia dell'umanità. Pensiamo ad esempio a un certo tipo di religione, no? Pensiamo alle grandi guerre di religione, alle grandi persecuzioni, ma pensiamo ad esempio alle epurazioni etniche. Quindi la storia un po' tende a ripetersi, io ne accenno dalla mia avvertenza iniziale. Beh, a volte si dice no, la storia non si ripete. È vero, la storia non si ripete mai uguale, però c'è una costante nella storia della quale noi possiamo riconoscere alcune caratteristiche anche attuali. C'è un bel libro di una scrittrice, credo l'anno scorso, 2 anni fa, Shoshana Banoff, che Zubov, Zubov, Shoshana Zubov. Zuboff. Ma capitalismo della sorveglianza non è una sua formula, è del 2004 di David Clark. E comunque lei ha scritto La società della sorveglianza, ha scritto, e quindi che affronta proprio queste tematiche, cioè come le esperienze umane vengono attraverso il filtro degli algoritmi, vengono trasformate in quello che diceva Arturo. Però io non voglio rubare il mestiere ad Arturo, che è un poliedro da questo punto di vista e ha un'esperienza intercontinentale perché è andato e venuto dagli Stati Uniti, Harvard, eccetera, eccetera, e quindi su questo magari potrà meglio esprimersi lui. Io nel mio romanzo ho cercato di creare questa piccola chicca di soluzione che è poi sintetizzata nella parola amore, che detto così è un po' sdolcinata e sembra un po' una, scusatemi il termine, una stupidaggine, no? Perché sembra un po' una romanticheria. In realtà che cos'è che muove le persone? L'affetto nei confronti delle altre persone, a volte le muove anche l'odio, ma però è dell'energia positiva, è quella di cui abbiamo discusso la settimana scorsa a proposito dell'enciclica di Papa Francesco, dell'amicizia sociale, l'amore sociale, no? Quindi l'artigiano della pace, colui che si muove, il mite, colui che cerca di interrelazionarsi con le altre persone, questi costruiscono la soluzione. Pierluigi, c'è una domanda per te da chi ci sta seguendo, da Giancarlo, che ti domanda: ma la tecnologia è male o è bene? Possiamo immaginare di ritornare a prima della rivoluzione industriale? Ed era veramente una vita più umana quella senza tecnologie avanzate? No, noi non possiamo immaginare di tornare a prima, ma se lo volessimo immaginare non servirebbe a niente perché non possiamo farlo. E di conseguenza, questa domanda, se si stava meglio quando si stava peggio, o se invece si sta peggio quando si sta meglio, è un po' una domanda che gira intorno a se stessa, no? Non voglio essere sprezzante, però cioè, la domanda era una provocazione per consentirmi, immagino, di dire qualcosa sull'evoluzione. È chiaro che l'essere umano cerca di migliorare la sua posizione, no? Ma questo è pacifico. Ma in questa sua tendenza a migliorare, purtroppo tende a innamorarsi troppo dei propri oggetti, dei feticci. E a partire dalla cultura ebraica, Yiddish ad esempio, che ha elaborato la figura del golem, no? Di questo mostro che è la prima macchina, il primo robot, no? E ecco, ne viene fuori che cosa? Che l'innamoramento dell'uomo per la sua macchina, per il suo schiavo, che può essere anche uno schiavo umano, attenzione, o per il suo schiavo animale, il cane ad esempio, no? Cavallo. Questo innamoramento eccessivo porta l'uomo poi a perdere di vista la sua umanità. Quindi il progresso scientifico non è, come sappiamo, ne abbiamo discusso mille volte a proposito delle televisioni, ai tempi delle televisioni private, poi dei social, eccetera, eccetera,
Cioè, il progresso tecnologico non è né in sé né positivo né negativo, è un progresso. Sta tutto, come ci ricordava Arturo, a chi lo utilizza e a chi lo padroneggia. Vogliamo che siano sempre pochi a padroneggiarlo? E beh, allora a questo punto vogliamo noi fare il pubblico plaudente e pagante? Bene, allora noi sappiamo quale sarà la direzione della nostra vita, della nostra storia. Vogliamo invece ricominciare a padroneggiare noi le nostre vite e quindi anche i nostri strumenti di vita? Oh, secondo me è la soluzione e spero che sia anche la risposta. E io vorrei girare questa domanda anche ad Arturo, cioè per la sua esperienza, per la sua sensazione, cosa può fare l'uomo per arginare probabilmente, o meglio, per padroneggiare al meglio questi processi? Io faccio una premessa, ho una sensazione. Ovvero che tutta la situazione che hai ben esposto prima sia molto antietica, è molto antietico che queste aziende utilizzino le persone, i dati, eccetera, in questo modo. Può essere, ti chiedo, la soluzione o parte della soluzione, pensare ad un'etica della tecnologia, ad un'etica dei social, ad un'etica dell'algoritmo. Beh, è proprio quello che dobbiamo fare, cioè l'algoritmo va conosciuto, negoziato e controllato nelle sue premesse e nei suoi risultati. Io prima vi ho detto che l'algoritmo è l'output, il risultato matematico di una scelta politica. Provo a farlo capire anche in un altro modo. Perché si dice oggi che i dati sono il petrolio della società dell'informazione? Perché sulla base dei dati si fanno politiche commerciali e politiche pubbliche. Meglio tu conosci, raccogli, utilizzi quei dati, più successo avranno le tue politiche commerciali e pubbliche. Perché? Perché i dati non sono semplicemente dei dati, non è soltanto il nome Arturo di Corinto, Pierluigi Milani, Abramo Putelli, Francesco Zeziola, Beppe Mora, eccetera, eccetera. I dati di cui stiamo parlando sono dati che rimandano a comportamenti. La logica della psicologia comportamentale è, o meglio, della psicometria, quindi della valutazione delle caratteristiche comportamentali, è questa: che se io conosco abbastanza bene i tuoi comportamenti e li conosco sulla base di quello che hai fatto prima, cioè dei comportamenti pregressi, sono in grado di predire i tuoi comportamenti futuri. Se io sono in grado di predire i tuoi comportamenti futuri, ho un vantaggio perché so prima quello che sei propenso a fare, so prima che cosa sei propenso a comprare, so prima che cosa sei propenso a votare, so prima che cosa sei propenso a pensare. Questo meccanismo, che è stato rivelato in tutta la sua brutalità dalla manipolazione politico-elettorale della Brexit, quando Cambridge Analytica vendette le informazioni sugli utenti Facebook alla società di Bannon e poi alla campagna elettorale di Donald, poi scusatemi, di Bannon e poi al partito Tory inglese, e la stessa cosa accadde quando Cambridge Analytica vendette questi dati alla campagna elettorale di Donald Trump, che nel 2016 correva contro Hillary Clinton. Ecco, questi dati sono usati per farci fare quello che altri vogliono farci fare. Il meccanismo alla base della gestione dei dati è un meccanismo di carattere persuasivo. Noi eravamo abituati a pensare che i media tradizionali, radio, TV, giornali, eccetera, ma anche i blog, i siti web, potevano essere semplicemente dei mezzi di
costruzione e di manipolazione del consenso. Oggi come oggi vediamo che questa costruzione e manipolazione del consenso non è più di carattere generalista, ma è capillare, è costruita intorno alle singole persone. Perché? Perché ogni singola persona che utilizza Facebook è stata valutata da Cambridge Analytica in base a 72.000 indici comportamentali che rimandano tutti insieme in interazione fra di loro a specifici comportamenti umani. Insomma, questi non è soltanto che sanno quanti capelli abbiamo in testa, ma sappiamo dove passiamo il tempo libero, che cosa ci piace, che cosa non ci piace. Allora, in questo contesto, la persuasione è molto più facile. La persuasione è l'intento di modificare il comportamento e la capacità di qualcuno di farci fare quello che non faremmo di nostra spontanea iniziativa. Se vi sembra complicato il discorso, pensate al venditore porta a porta che vi viene a casa, pensate ai testimoni di Geova, cioè quelli che vengono a casa vi fanno delle domande, vi fanno delle interviste, probabilmente hanno già una scheda su di voi, vi chiedono se in casa avete già la scopa elettrica oppure no, se ce l'avete l'enciclopedia oppure no, vengono vestiti in una maniera tale che vi somigliano, hanno un comportamento rispettoso, autorevole, che è fatto per carpire la vostra, la nostra fiducia. La persuasione si basa su questo e adesso la persuasione è diventata digitale, non ce ne accorgiamo nemmeno più perché non interagiamo con queste persone. In questo contesto, e riallacciandoci al bellissimo libro di Pierluigi, non lo dico per piaggeria, ma perché l'ho letto, perché è bello e ve lo dovete leggere in qualsiasi formato possiate, il problema è che i dati che noi produciamo quando interagiamo in maniera digitale con le carte magnetiche del supermercato, con la Pay TV, con Netflix, col Bancomat, con il cashback dell'app Io, con il social network, con il telefonino cellulare, con WhatsApp, con Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, quei dati non generano soltanto dei dati che parlano di noi, ma generano anche dei metadati, che significa quante volte accendiamo il telefonino, quante volte guardiamo le notifiche, con chi abbiamo parlato, per quanto tempo, dove ci trovavamo. Allora, se qualcuno è interessato alla nostra vita, controlla questi dati, può scoprire che abbiamo fatto prima una ricerca su Facebook e dopo ci arriva il messaggio pubblicitario su WhatsApp. Prima abbiamo fatto la ricerca su Google e poi ci arriva il messaggio pubblicitario su Facebook. Che cosa significa? Che chi sa quello che siamo propensi a desiderare ce lo offre. E oggi come oggi il consumismo digitale è tale che bastano due click per comprare e quindi partecipare a questa società dei consumi che sta distruggendo il pianeta. Pierluigi lo diceva nel suo libro, lo dice nel suo libro. Società dei consumi che sta distruggendo il pianeta e ci sta rendendo schiavi sotto sorveglianza. E vi dico l'ultima cosa e ripasso la parola al moderatore. I dati che noi produciamo oggi attraverso le piattaforme sociali vengono usati per dargli impasto alle intelligenze artificiali, cioè ai precursori delle intelligenze artificiali, che sono gli algoritmi di machine learning, deep learning, machine perception e così via. Cioè a degli algoritmi che imparano dai nostri comportamenti, questi dati dati in pasto agli algoritmi saranno usati, sono già usati e verranno usati per dargli in pasto a delle macchine che faranno il lavoro al posto nostro. Già succede, cioè ci sono delle macchine che lavorano al posto nostro, e quella distopia di cui parla Pierluigi nel libro, già ci sono i robot che fanno le operazioni, ci sono le macchine che si guidano da sole, ma ancora di più oggi ci sono gli avvocati digitali. Gli avvocati adesso hanno degli assistenti virtuali, non hanno più quelli che fanno le ricerche di archivio. I giudici in America cominciano a scegliere le pene da comminare con l'utilizzo delle intelligenze artificiali. I notai, gli avvocati, i giornalisti come me, già adesso vengono sostituiti dalle intelligenze artificiali. Sul New York Times, sul Washington Post, scusate, c'è già un'intelligenza artificiale che scrive degli articoli creativi, non sono più solo gli articoli che parlano di calcio, cioè di football in quel paese, in America, o che parlano di finanza,
ma articoli creativi che raccolgono tutto quello che si è detto sulla politica e scrivono un Elsevier originale. Quindi il tema è che noi, producendo questi dati e metadati, in realtà ci stiamo pure scavando la fossa, stiamo istruendo le macchine a fare quello che facevamo da soli. C'è una cosa che non sono ancora riusciti a incasellare e sono le nostre emozioni e i nostri sentimenti, e quelli ce li dobbiamo tenere a cura. Una domanda a bruciapelo sia per Arturo che Pierluigi, proprio collegandomi a quello che hai appena detto, Arturo. Alla luce di tutto ciò, la logica dell'algoritmo sta in qualche modo minacciando anche l'idea di democrazia alla quale siamo arrivati dopo secoli di lotte, di fatto. Non so se vuole rispondere prima Pierluigi, che dovrebbe essere, che è il padrone di casa, insomma. Pierluigi, il microfono. Microfono. Sono disciplinato, lo tolgo, la voce quando non è il momento e poi mi dimentico. La copertina dell'Espresso di domenica scorsa aveva un bel titolo, Demo Crazy, no? Cioè, ha spezzato la parola democrazia, che oggi è stata citata e ripetuta decine di volte nei discorsi. Ho seguito tutta la diretta dell'Inauguration Day a Washington, no? È stata ripetuta e recitata all'infinito, e spero che sia un buon viatico per il futuro, però sulla copertina spesso c'è Democracy, e sapete che crazy in inglese vuol dire pazzo. Quindi c'è la pazzia, la parola democrazia, letta in quella maniera, può diventare la pazzia del popolo, no? Ecco, c'è, cioè, molto efficace per me. Quindi un attentato sicuramente c'è il pericolo, e l'abbiamo visto in Italia, l'abbiamo scampata. Lo dico ieri, lo dico, l'abbiamo scampata a gennaio dell'anno scorso per un pelo, no? Cioè, abbiamo rischiato una degenerazione democratica, e nella patria cosiddetta della democrazia, gli Stati Uniti d'America, io su questa patria della democrazia credo che ci fosse troppa enfasi anche in precedenza, abbiamo visto una cosa che nessuno ci sarebbe immaginato. Questo può accadere ovunque, non parliamo dei paesi di democratura, tipo la Russia o la Cina o queste cose qua, ma, o l'India, no? Ma può accadere ovunque, dove sfugge di mano a un certo punto la capacità di controllo dall'opinione pubblica, quella che era stata anche indicata come la persona dell'anno sulla copertina del Time di qualche anno fa. L'opinione pubblica, il grande eroe dei nostri tempi, riesce a sfuggire di mano il controllo sull'opinione pubblica, e attraverso la demagogia, parola antica anche questa, si arriva allo stravolgimento del vivere civile. E cosa poi viene di seguito lo sappiamo, perché nel Novecento abbiamo sperimentato che cosa questo ha voluto dire in Europa e nel mondo. Quindi io mi limito a rispondere in questo modo. Secondo me i social network sono un problema per la democrazia, ma non solo quelli. È l'uso inconsapevole della tecnologia. Prima io avrei dovuto rispondere al nostro bravo moderatore, che ringrazio ancora, sulla domanda se la tecnologia ci fa bene o male, che è venuta da qualcuno di voi che sta partecipando, se la tecnologia è una cosa buona oppure no. Allora, che soluzioni abbiamo? La soluzione è studiare, studiare, studiare. Non si può fare altrimenti. Se voi sentite i più grandi imprenditori, del nostro tempo, da Warren Buffett a Bill Gates a Elon Musk, vi dicono tutti quanti che leggono 100 pagine al giorno e leggono i libri. E io, da psicologo, perché prima di fare il giornalista, comunque sono un professore, sono uno psicologo, vi dico che il pensiero lungo si allena con i libri, non su Facebook o su Twitter. Non ci si laurea all'università di Facebook, va bene? Quando serve qualcuno che sa fare le cose, non chiamiamo i ragazzetti che sono bravi a far fare 100.000 follower o che fanno il video su TikTok con 5 milioni di viste, ok? Quando serve qualcuno bravo,
Cioè tu lo intervisti, ci parli, vedi il suo background, se ha capito le cose, se le sa fare, se sa lavorare in gruppo, se ha delle competenze verticali, se ha capacità innovative oppure no. No, non guardi quanto è bravo sui social network. Quindi anche ai nostri figli bisogna cominciare a dirgli basta stare sui social network, rimettetevi sui libri. I libri allenano al pensiero lungo, il pensiero lungo che serve nella vita e serve nel lavoro. Quindi detta questa cosa, la soluzione di fronte a tutto è studiare, studiare, studiare. Poi rendersi conto delle cose. Un'iniziativa come quella di stasera, un'iniziativa molto importante. Vedo che l'età media è più o meno la mia, io ho 53 anni, cioè. Voglio dire, persone già adulte, già formate, che hanno fatto tante cose nella vita, che questa sera potevano stare allungate a guardare il programma di ballo o di canto, o di intrattenimento di questi pagliacci che si agitano nei talk show politici, stiamo qua a discutere e a confrontarci, anche a mettere in discussione delle nostre certezze. Quindi questo è il lavoro da fare. Quello che fa l'associazione culturale Islandi, a cui penso molti partecipino, è questo il lavoro che va fatto. Hanno chiuso gli oratori, hanno chiuso le sezioni di partito. Con la pandemia neanche al bar possiamo andare, però possiamo rispondere così, cioè incontrarci, discutere, parlare, ascoltare chi magari ha studiato più di noi un certo argomento, poi noi gli racconteremo un'altra cosa. Perciò, per capire che la tecnologia non è né buona né cattiva, bisogna studiarla, bisogna capirla, bisogna frequentarla, però. Abbandonate l'idea che la tecnologia sia neutra. La tecnologia non è mai neutra. Ogni strumento tecnologico incorpora un'idea della società in cui emerge. Vi faccio un esempio. Il software che gestisce tutte le nostre interazioni, quando stiamo in videoconferenza al computer, o quando andiamo a ritirare i soldi col bancomat, o quando telefoniamo. Il software è un linguaggio di mediazione, è un linguaggio di mediazione tra noi e le nostre azioni. È come il linguaggio parlato che è il mediatore fra me e voi in questo momento. Il software è un linguaggio fra noi e le nostre azioni, fra noi e i nostri scopi. Questo software però non è un semplice utensile o utensile. È un artefatto cognitivo, retroagisce con il modo con cui pensiamo, con cui ci immaginiamo il mondo, retroagisce sul nostro immaginario e quindi sulla nostra capacità di visione, sulla capacità di pensare noi stessi e il mondo, noi stessi dentro il mondo. Fateci caso, una volta che vi siete abituati a usare Google, non siete più capaci di usare un altro motore di ricerca, ce ne sono altri migliori che rispettano la privacy. Se siete abituati a usare Windows o Microsoft Word, non siete più capaci di usare un altro strumento. Sono pensati così, sono pensati per creare un frame dentro il quale, una volta che ci siamo abituati a muoverci, è difficile uscire. Quindi tutti i tipi di software che sono e quindi l'algoritmo, che è espressione della tecnologia, nel senso più incorporeo, disincarnato, ha un effetto sui nostri corpi, sul nostro modo di pensare, di sentire le emozioni, di vivere. Perché il filosofo Luciano Floridi dice che noi viviamo on life? Perché viviamo una vita che non è più soltanto online e non è più soltanto real life. La vita on life racchiude queste due dimensioni che prima erano separate, cioè quando eravamo nel digitale, nel cyberspace, su internet e quando vivevamo nella vita in mezzo alla terra, per strada, all'aria aperta. Oggi come oggi, quello che succede nella vita online ha un effetto nella vita reale, anche quando facciamo da mangiare. Quello che succede nella vita reale ha un effetto nella vita digitale, perché se siamo arrabbiati faremo dei commenti cattivi alle persone con cui interagiamo su Facebook e così via. Il software, il modo in cui viene pensato dagli ingegneri del software all'interno dei servizi che usiamo, è pensato per ottenere dei risultati. Certo, dei risultati che sembrano compatibili con i nostri obiettivi, ma anche con risultati che non sono compatibili con i nostri obiettivi, di cui non ci rendiamo conto. Il software non è, siccome è un artefatto cognitivo, cioè fatto ad arte per estendere le nostre capacità cognitive, linguaggio, memoria, apprendimento, eccetera,
Siccome è fatto per questo, non è un semplice utensile, non è il martello. Il martello che è stato pensato con quella forma perché noi abbiamo il pollice opposto e lo dobbiamo impugnare in un certo modo per battere il chiodo. Al massimo siamo capaci di immaginare una differente funzione per il martello, lo usiamo come leva, ma il software è un'altra cosa, l'artefatto cognitivo è proprio un'altra cosa. Quindi la tecnologia ai modelli della mente umana, cioè c'è stata gente in un periodo buio della nostra storia che ha immaginato che le caratteristiche fisiche presupponessero delle caratteristiche cognitive. Guardate che gli ebrei o gli africani sono stati perseguitati per le loro stimmati biologiche. In realtà il razzismo che c'era dietro questa tassonomia dei gruppi umani è un pensiero razzista, razzistico culturale, ma non biologico. Però c'era gente che addirittura in una certa epoca pensava che il cervello fosse la sede di diversi tipi di emozione, ad esempio del senso di religiosità. E quelle sono conquiste della scienza e della tecnologia, di quell'epoca di cui noi oggi ridiamo. Quindi la scienza e la tecnologia non sono neutrali, perciò non sono né buone né cattive, siamo noi che se le conosciamo le possiamo governare e piegare ai nostri bisogni, ai nostri valori, ai nostri interessi. Perciò un dibattito sull'etica delle tecnologie è assolutamente necessario. Questa è la mia risposta. Arturo, c'è una domanda che si ricollega a quello che ci stai dicendo e viene da Adriana, che ti chiede: come si può recuperare nei social la connessione sociale, la responsabilità sociale, il ruolo civile, che siamo tutti sullo stesso pianeta, rispetto invece ad un uso edonistico che ci confina in consumatori individualisti? Ma io penso che ognuno ha le sue strategie creative. Molto dipende dalla nostra educazione precedente. Se sei abituato a rispettare gli altri, tendenzialmente ti rispetti anche quando sei sui social. Se sei abituato a non farti abbindolare dai fantasmi dell'edonismo, del narcisismo, dalle merci luccicanti al supermercato, non ti fai abbindolare neanche sui social, anche se è un po' più facile lì. Per cui dipende molto dalla cultura da cui veniamo e a cui ci siamo formati e che pratichiamo ogni giorno, perciò ognuno ha la sua soluzione. Quello che io posso dire, io personalmente ho buttato i social, ho buttato le app dal telefonino, e non guardo le notifiche e così via. Io leggo i libri tendenzialmente e poi parlo con le persone, mi confronto con le persone. Vado dallo psicanalista per conoscere meglio come sono fatto dentro. Io sono uno psicologo, è il minimo che possa fare, e provo a meditare quando posso. È molto difficile utilizzare i social come terreno costruttivo. Secondo me c'è qualcuno che c'è anche riuscito, ci sono delle campagne, quella sul Me Too contro le aggressioni e le violenze sessuali in ambito lavorativo, che hanno funzionato. Black Lives Matter, secondo me, ha funzionato, però guardate che quelle che funzionano hanno sempre una espressione fisica nel mondo reale. Cioè, le campagne che funzionano su internet hanno un corrispettivo fisico dove la gente va in strada, strilla, urla, si picchia, ragiona, si bacia, si abbraccia e così via. Le altre non funzionano. Infatti noi hacker, io sono un hacker, sapete che gli hacker sono i virtuosi della rivoluzione informatica, non dei criminali. Noi hacker abbiamo sempre pensato che i computer sono delle macchine belle perché ci consentono di aumentare i gradi di libertà con cui affrontiamo la vita e i sistemi complessi, però prendiamo in giro quelli che credono di cambiare il mondo con un click, con un like, con un cuoricino sopra Facebook, Twitter e TikTok. Noi lo chiamiamo clicktivism, cioè attivismo del click,
che si traduce spesso nello slacktivismo, cioè l'attivismo fannullone di chi pensa di cambiare il mondo stando seduti comodi sulla poltrona dicendo bravo, hai detto bene e cliccando. No, il mondo si cambia impegnandosi, facendo delle scelte ogni giorno, soprattutto le scelte difficili, uscendo dalla propria comfort zone, la zona di conforto, e mettendosi alla prova e confrontandosi sempre. Quindi ci sono delle cose che funzionano, ma non funzionano se rimangono solo su internet. E, Pierluigi, Lud, il protagonista del tuo romanzo, è un'altra di quelle persone che agisce anche su un piano reale. Vorrei chiederti se ti va di leggerci qualcosa che riguarda Lud, e in modo da continuare a tenere, diciamo, il discorso in entrambi i piani. Dai, qualche riga, giusto per integrare un po', visto che poi la canzone di Bennato all'inizio non è stata ascoltata, non è stato possibile ascoltarla bene. Era scattosa, sì. Allora, Lud parla in prima persona e dice: vivevo nello sconforto e nella rabbia. Lo stato penoso in cui l'ignavia dei nostri predecessori aveva ridotto la mia gente la rendeva incapace di trovare la forza per rialzare la testa. Continuando a delegare tutto ciò che un tempo erano state prerogative soltanto sue, l'umanità si era acconciata a fungere da variabile dipendente del mondo meccano. Non tutta, per fortuna. Ero uno dei pochi a poter vantare un concepimento libero dalle alchimie e dagli innesti bionici attraverso i quali era passata la quasi totalità dei figli di nessuno, generati a tavolino, manipolati e alterati nel corso della vita, con impianti e trapianti a cascata, al punto da non essere più in grado di riprodursi da sé. Essere il frutto di un vero ventre materno costituiva un grande scandalo e un grande privilegio. Onori e oneri, l'attitudine a porsi domande e a cercare risposte, e per quanto mi riguardava, non ero tipo da risparmiarmi né le une né le altre. Una propensione che mi aveva portato dritto filato della schiera dei rivoltosi. Possiamo dire, Pierluigi, che da queste righe che ci stai leggendo, la tua distopia sembra venire in realtà molto da un'osservazione acuta, attenta di quello che sta di fatto accadendo oggi, e quindi non in un futuro così fantascientifico. Sicuramente la motivazione, lo stimolo è venuto e viene da quello che vedo intorno a me, da quello che leggo, da quello che studio, come ha detto Arturo. Chi mi conosce, mi vede nel mio paese, mi vede sempre camminare con in mano un libro, e dicono che una volta o l'altra mi inciamperò e però in un tombino aperto. Perché leggere, studiare ed è tuttora una parola d'ordine molto importante. Io mi ricordo quando frequentavo l'università, era l'epoca di Roberto Franceschi, studiare e lottare per il socialismo era, però studiare, a differenza di altri che dicevano non studiate, bruciate la scuola, no, eccetera. Quindi lottare, studiare e informarsi. Quindi mi guardo intorno, seguo tutto quello che posso seguire, e quello che vedo intorno a me è quello che macina le nostre vite. Purtroppo molte persone, e soffro nel vedere che la gran parte delle persone invece non ci fanno caso, passano sopra, credono che non le riguardi, sono i cosiddetti indifferenti. Ecco, questo mi fa soffrire, però ho imparato anche a farmene una ragione e a sopravvivere a questa fatica. E intorno a noi ci sono questi segnali. E come ci sono i segnali politici, quello che è successo a Capitol Hill, cioè, era presegnalato
con Tom Nail, che ci sta seguendo da Michigan, e parlavo di queste cose, di quello che accadeva, e si capiva che vedendo questi di QAnon che giravano armati e che minacciavano la governatrice del Michigan, la cosa avrebbe portato a una fanpage per usare qualcuno che sta facendo, sta rovesciando tutti i coltelli e le forchette di caccia. Perciò, Qualcuno sta e lavando il piatto. capiva che c'era qualcosa che stava crescendo. Una insofferenza, un rancore, e se la gente non si abitua a capirlo e a vedere cosa accade, poi non capisce le conseguenze. Quindi io ho Certo. cercato nel libro di affrontare questi passaggi. E quello che vorrei chiedere ad entrambi è una curiosità, il ruolo in tutto questo scenario di un player che non abbiamo ancora citato, cioè la scuola. In questi mesi abbiamo scoperto che la DAD, ovvero che la scuola a distanza, può essere sì un valore, però che forse non può sostituire quello che è la lezione in presenza, la presenza fisica, materiale del docente, dell'insegnante, lo scambio diretto, no? Di informazione tra l'insegnante e i suoi ragazzi. E abbiamo capito un po' di cose che in questi anni, erano probabilmente dei punti interrogativi. Anch'io come Arturo amo leggere perché lavoro per una casa editrice e amo parlare con le persone e in questi mesi ho parlato con tanti insegnanti delle medie, delle elementari, delle superiori e sono emerse due cose. La prima è che è in fortissimo aumento, sta uscendo un volume per una casa editrice torinese il mese prossimo, è in fortissimo aumento la disgrafia. E questo fenomeno è strettamente collegato con la perdita di fatto della capacità manuale da parte dei ragazzi, soprattutto dei bambini, dei più giovani. I bambini non sanno più fare le cose con le mani, quindi non sanno più neppure scrivere con le mani. Quindi mi pare che questo sia una perdita, un bagaglio che stia andando perso molto pesante. E dall'altro lato, una cosa curiosa che mi ha molto fatto riflettere, parlando con dei docenti dell'Accademia di Brera, di Belle Arti, mi spiegavano come negli ultimissimi anni, siano molto colpiti dal fatto che i nuovi studenti, gli artisti di domani, abbiano sempre più difficoltà nella percezione e quindi nella realizzazione, nella riproduzione della prospettiva, quindi che sempre più fatichino a ragionare in tre dimensioni, ma come in qualche modo invece tendano ad appiattire ogni tipo di visione alle due dimensioni. E, insomma, mi pare che si stiano perdendo molte capacità, un bagaglio culturale, umano, antropologico che di fatto aveva contraddistinto l'uomo negli ultimi secoli. Ecco, quello che vorrei chiedere ad entrambi, andando lentamente in chiusura, è in questo passaggio storico cruciale, all'interno del quale ormai abbiamo capito, noi siamo i protagonisti, che ci piaccia o no, cosa stiamo perdendo e cosa stiamo guadagnando, o meglio, alla fine avremo più perdite o più conquiste attraverso questo passaggio. Non so chi vuole rispondere. Arturo, Microfono. cioè, io penso che nella tecnologia e nel suo uso consapevole ci siano tante possibilità. Il punto è sviluppare una capacità d'uso che sia critica. Questo non è un discorso di oggi, è un discorso che da sempre accompagna le evoluzioni della tecnologia. Come sono stati sempre i tecnofili, ci sono stati i tecnofobi, no?
Vi ricordate gli apocalittici integrati di Umberto Eco, un grande e indimenticabile intellettuale italiano? E pensate che l'Italia ha avuto un ruolo enorme nello sviluppo di tecnologie che oggi fanno parte della vita di tutti i giorni e neanche lo sappiamo. Prima il nostro moderatore parlava, intanto ci devi dire che libro è, e così sappiamo già come si chiama. Però dice che pubblicherà un libro a Torino. Cioè, pensa a me, Torino mi è scattata subito l'associazione con Ivrea, con la Olivetti. Cioè, Adriano Olivetti, uno dei più grandi innovatori della storia, non solo italiana, madre valdese, padre ebreo, si finse fascista per salvare gli antifascisti. E da lì che è venuto il primo computer della storia, la Perottina 101, il primo computer portatile da tavolo. L'abbiamo inventato noi, gli italiani. Poi hanno venduto per una cifra simbolica il progetto a Hewlett Packard e le cose hanno preso un'altra direzione. Cioè, ma l'Italia è stata, negli anni 60, è stata prima nello sviluppo delle tecnologie chimiche, farmaceutiche, avioniche, aerospaziali. Cioè, sulla Luna ci siamo andati perché c'era la componentistica italiana. Cioè, insomma, la tecnologia è anche una grande spinta al miglioramento delle condizioni umane e sociali. Cioè, grazie alla tecnologia adesso non ci dobbiamo più spaccare la schiena sui campi, no? Il punto è come evitare di diventare dei nuovi mezzadri digitali, cioè come sfuggire al feudalesimo digitale, dove ci sono delle grandi compagnie che fanno le regole in barba alle scelte politiche sovrane dei governi nazionali. Cioè, il problema è che Facebook, Twitter, Apple, Google, Amazon, Microsoft fanno più soldi di interi stati africani. Il problema è, come in qualche modo c'è nel libro di Pierluigi, il problema è che un mese di YouPorn, che sarebbe la YouTube del sesso, fa consumare come un anno di elettricità in tutto il Belgio, nella nazione belga. Cioè, il problema è capire come questa tecnologia soverchiante vada usata in maniera intelligente per degli usi che ci fanno stare bene. La tecnologia di oggi ci fa stare male, ma non la tecnologia di quando andiamo in ospedale, ringraziando Dio, ringraziando il cielo. Insomma, uno adesso va in ospedale e può essere operato con le nanotecnologie addirittura. Il problema è la tecnologia che ci rende schiavi, è la tecnologia del riconoscimento facciale, ma non è la telecamera in sé. Il problema è l'amministrazione comunale di Bergamo che mette le telecamere pure nei parchi pubblici dove riprende i ragazzini che si baciano. Quindi la tecnologia è sicuramente utile. L'avanzamento che siamo riusciti ad avere finora è stato garantito dalla tecnologia, però mentre questa tecnologia salvava le persone, le ammazzava pure, perché anche il cambiamento climatico è legato a un uso sbagliato della tecnologia, no? Quindi, non lo so, Stefano, è un discorso veramente complesso. Io non credo di essere in grado di rispondere in maniera compiuta. Quello che so è che se noi impariamo a conoscere e a usare le tecnologie, potremo trarne il meglio. Se ci liberiamo dalle catene della persuasione che ci vengono costruite addosso, offrendoci quello che già siamo propensi a desiderare, facendo di noi schiavi felici come sono quelli del libro di Pierluigi, se non riusciamo a padroneggiare le tecnologie, ne saremmo inevitabilmente schiavi. Ma è come quando tu ti fai sopraffare dalle emozioni. No, tu sei schiavo delle tue emozioni se non le conosci e se non le padroneggi. Perciò conoscere rimane sempre lo strumento ermeneutico migliore. Conoscere, cioè, gnosis auton, conosci te stesso,
Oggi che noi siamo ibridati con la tecnologia, ripeto, il libro dell'algoritmo ribelle parla di un futuro lontanissimo, mi pare il 2050, non mi ricordo bene, in cui le macchine hanno sostituito gli umani, hanno schiavizzato e sostituito gli umani anche nelle funzioni riproduttive che diventano la cui assenza diventa l'innesco per la ribellione di Lud, di Abel, eccetera. Ecco, se non riusciamo a padroneggiare le tecnologie, saremo inevitabilmente sconfitti. Non c'è un'altra strada. Oggi con la tecnologia noi ci siamo potuti connettere in 50-60 persone, riusciamo a parlare tra di noi, anzi io vorrei che qualcuno intervenisse con la propria voce se il moderatore lo ritiene opportuno. Però è anche vero che questa tecnologia che stiamo usando è la tecnologia di Google Meet, cioè Google è un mostro che sa tutto di noi, sa cosa ci scriviamo nelle email, sa che cosa comandiamo a Google Home, cioè l'assistente virtuale che abbiamo in casa, sa che cosa c'è nel nostro hard disk, cioè sa tutto. Vi ricordo che quando c'è stato qualcuno che ha saputo tutto di noi, si è subito creata una dittatura. Leonardo Sciascia è morto, cioè è ricorso all'anniversario pochi giorni fa. Leonardo Sciascia, in un libro famoso, Porte Aperte, ricordava che durante il fascismo si poteva dormire con la porta aperta. Certo che si poteva dormire con la porta aperta, ma non potevi fare niente altro. Bastava che tu dicessi qualcosa di male, venivi sbattuto in galera e trattato a botte e olio di ricino. Quindi, cioè, troppo l'IBM, l'IBM diventa una grande azienda identificando gli ebrei da portare nei campi di sterminio. Quindi diffidare da tutte le tecnologie che raccolgono i nostri dati, diffidare da qualsiasi autorità che è troppo interessata ai nostri dati, che li raccoglie e che li usa, perché quella è sempre l'anticamera della dittatura. E, sempre rimanendo su questo rischio, diciamo, di dittatura, più persone nei commenti hanno citato un tema che credo vada toccato, cioè quello dell'informazione, delle fake news. Quanto le fake news, e qua mi riferisco, guardo Arturo, ma guardo anche Pierluigi, che oltre che narratore è avvocato, quanto questa produzione di notizie false e soprattutto di mancanza di verifica, e qua la colpa è nostra, non di chi le produce, mancanza di verifica delle fonti, no? Alle quali andiamo ad attingere per informarci. Quanto compartecipano di questo rischio di una dittatura futura o quantomeno di una forma tacita di schiavismo verso la quale ci stiamo molto lentamente ma avviando. Pierluigi. Sì, e siamo nell'anniversario di Dante Alighieri, basta pensare alla Divina Commedia e ai mille casi in cui il grande poeta rievoca le infamie e le fake news dell'epoca, no? Cioè i personaggi che furono travolti e distrutti dall'infamia che gli veniva costruita addosso. E adesso però potremmo girare intorno al problema tutta notte. È chiaro che queste fake news ormai sono state individuate come il male. E il problema è semmai quello che gli ci sta attorno, no? Come germinano queste notizie false. Arturo ci ha ricordato che un po' hanno una germinazione autonoma, un po' come l'acqua di una sorgente, e un po' invece vengono costruite, e da chi vengono costruite? Attraverso grandi campagne, da chi deve difendere un determinato interesse e potere, e quindi abbiamo il discorso della sovversività, della sovversione dall'alto, cioè del sovversivismo delle classi dirigenti. No? Il sovversivismo delle classi dirigenti che utilizzano oggi queste tecnologie per indurre il popolo a fare determinate cose che altrimenti non farebbe. Allora noi oggi scopriamo che
c'è una grande avversione nei confronti della giustizia per come funziona, ma non c'è un'altrettanta grande avversione nei confronti di coloro che sono i responsabili primi del malfunzionamento della giustizia, cioè di coloro che hanno, ad esempio, stiracchiato e manipolato il tema della prescrizione, che hanno abolito i reati di falso in bilancio, che hanno manomesso le leggi penali e le leggi sotto la legge della Costituzione, le hanno manomesse in modo tale che poi la giustizia non potesse funzionare più, che i processi durassero anni e anni e che a un certo punto anche i peggiori reati finissero in prescrizione, come è accaduto recentemente anche a proposito del grande disastro di Livorno, dove alla fine sono risultati prescritti i reati di omicidio colposo nei confronti di quei dirigenti delle ferrovie che avevano omesso quello che dovevano. Ecco, io però non vorrei adesso tediare, e mi piacerebbe associarmi alla richiesta di Arturo di sentire in viva voce qualcuno, perché così ci parliamo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, almeno utilizziamo anche questa facoltà. Mentre la gente raduna i pensieri, Arturo, vorrei chiederti una cosa, perché c'è un intervento, credo interessante, di Bortolo, che dice che negli anni Ottanta di fatto è stato commesso un errore nei confronti delle radio locali. Lui dice abbandonare in questo momento i social significa forse fare un grande regalo ai fomentatori di odio. Ecco, secondo te quale può essere la soluzione, quale può essere la risposta? Che è un'illusione pensare che possiamo determinare qualcosa in quei contesti, perché cioè, è come quando tu stai dentro a un casinò, cioè no, no, non dai tu le carte, non è casa tua, non dai tu le carte, le regole cambiano in corsa, non le conosci neanche tutte, sì, incontri della gente, poi magari fai anche una giocata vincente. Ma sei destinato a perdere. Cioè il casinò è pensato per far vincere il banco. I social network sono pensati per far vincere il banco. È un'illusione pensare di contrastare la cattiva informazione, la disinformazione. Provo a spiegarvelo in un altro modo. Ogni operazione di guerra psicologica, ovvero facciamo così, ogni conflitto comincia con delle operazioni di carattere psicologico, le cosiddette psy-ops, sono operazioni di disinformazione, ok? La disinformazione tendenzialmente che cos'è? È la manipolazione delle percezioni. Le campagne di disinformazione che vengono agite attraverso i media tradizionali, attraverso i social, più facilmente da gruppi meno potenti e meno evidenti, servono a manipolare la percezione, cioè quello che noi crediamo di vedere, di sapere e così via. Su questa base, un generale dell'armata russa, Valery Gerasimov, pochi anni fa ha elaborato la nuova dottrina di disinformazione russa. Dottrina in cui i russi sono notoriamente bravi, la famosa disinformazia, no? Questa dottrina, che è chiamata dottrina Gerasimov, presuppone di ribaltare il soft power americano che si esprime attraverso la creazione di immaginario, prima con i film e Hollywood, oggi con i social network, la Silicon Valley. Questo soft power, per ribaltarlo per un paese che non ha, come la Russia, che non ha Hollywood e non ha social network popolati come quelli americani,
Questo soft power può essere solo ribaltato e infiltrato. E allora che cosa hanno pensato di fare? Cosa fanno i servizi segreti di tutto il mondo e le società commerciali come Cambridge Analytica? Producono notizie false, producono notizie così false da sembrare vere, producono notizie verosimili. Ma sono false. Una notizia falsa, una fake news come l'ha ribattezzata Donald Trump nel 2015, da lì che c'è il dibattito sulle fake news. Prima le chiamavamo bufale, cospirazioni, complotti. Ecco, le bufale sono tali perché sembrano vere, sono al 90% vere, sono al 99% vere. Se io so che cosa tu sei propenso a credere, sono capace di darti una notizia falsa a cui tu sei pronto a credere. Sapendo questo, i russi, come i servizi segreti di tutto il mondo, usano Facebook, Twitter, TikTok per fare propaganda e manipolazione delle percezioni. Prima la manipolazione delle percezioni era però diretta ai decisori pubblici, politici, ad esempio il Presidente del Consiglio, l'ambasciatore di uno Stato sovrano, un generale di corpo d'armata, il giornalista indista, la star dello spettacolo. Oggi la disinformazione che usa le fake news come testa d'ariete colpisce tutti, e colpisce tutti in questi grandi allevamenti di consumatori che sono i social network. Servono a orientare le masse. Non ci si salva, non c'è possibilità di reagire, è come se tu sparassi con un moschetto contro la batteria antiaerea. No, non è possibile, non è pensabile, è tempo perso. È come cercare di far cambiare la testa a un Novax, a un terrapiattista. Ma se quello non ha studiato, non sa che cos'è il metodo scientifico, non sa chi è Leonardo, lo devi solo lasciare perdere. Questo è un mondo dove i social network vengono usati per parcheggiare le persone, la sciampista che non sta lavorando, l'uomo della sicurezza fuori la banca che si sta annoiando, il negoziante che non ha clienti, il cassiere del supermercato che sta aspettando. E poi ci sono i militari che lo fanno per lavoro, ci sono i poliziotti che controllano gli altri e così via. Addirittura ci sono i giornalisti che pensano di trovare delle informazioni. Questo forse può essere vero nel momento in cui il comportamento sul social network che diventa una notizia, sbagliando, secondo me, perché poi produttori di false informazioni sono sicuramente le televisioni, le radio, i giornali. Guardate, cioè, no, non scherziamo, cioè. I mezzi di comunicazione di massa hanno dei costi tali che soltanto grandi organizzazioni, grandi capitali si possono permettere. I giornali oggi come oggi, i quotidiani che noi compriamo, io me ne leggo almeno tre al giorno, cioè i quotidiani che noi compriamo non avrebbero più sostenibilità economica per il numero ridotto di lettori che li pagano, però vengono pubblicati lo stesso perché. Perché dietro hanno degli industriali, hanno degli investitori pubblicitari che usano quei quotidiani per produrre consenso intorno a delle scelte di carattere politico. La televisione di Stato, ma anche quella commerciale, ma a che serve? Ma Mediaset è servita a far governare 20 anni Berlusconi. La RAI a che cosa è servita? A gestire la popolazione da quando è nata, da quando era lei mussoliniana. Voglio dire. Il problema dell'informazione che è potere sta lì nel fatto che noi non siamo abituati a farci le domande giuste davanti all'informazione che ci viene ammannita. Non siamo capaci di confrontare le fonti di informazione. Non siamo in grado di sfidare il potere dell'informazione. Ma purtroppo questa consapevolezza ha portato tanta gente a pensare che. E soltanto sparando delle cazzate più grandi di quelle sparate da giornali, radio, televisione e social network si poteva diventare indipendenti. E abbiamo scoperto i Novax,
che io metterei in galera per strage, perché sono in tanti Novax con le loro riunioni che hanno contribuito ad aumentare gli effetti della pandemia. Lo stesso, i terrapiattisti, i QAnon, quelli che credono, cioè, ma vi rendete conto che c'è un pezzo di mondo in America e fuori che crede che il mondo è governato da una setta di satanisti pedofili con a capo Hillary Clinton, Barack Obama e Bill Gates, che stuprano i bambini in una pizzeria dell'Indiana. C'è stato un americano che ci ha creduto a questa cosa, è andato con due fucili e una pistola in questa pizzeria dell'Indiana per liberare i bambini stuprati nel sottoscala della pizzeria. È arrivato lì, non c'era neanche il sottoscala, non c'era neanche il sottoscala. Quindi le fake news, questa fake news dei democratici americani stupratori, di questo ring pedofilo, ha fatto più click delle notizie del New York Times, ha avuto più visualizzazioni. Quindi, ma che vuoi vincere? Che vuoi combattere? Facebook è basata sui soldi, sulla monetizzazione dei dati degli utenti. Se io sono un suprematista bianco che credo alla sostituzione etnica, cioè che c'è qualche potere che sta mandando in Europa, in America, i negri, no? Gli africani, perché loro fanno più figli e quindi ci sostituiranno nel tempo e sparirà la razza bianca. Se io credo a questa cosa e pago 10.000 euro a Facebook, Facebook mi indicherà fra tutti i suoi iscritti 100.000 persone che sono pronte a credere a quella cosa e che parteciperanno alla mia pagina. Non si vince, è un mostro. Facebook e questi altri sono dei mostri. TikTok è pensato per la propaganda cinese. LinkedIn è piena di spie cinesi. Avvicinano i professionisti più bravi per portarli a lavorare per i servizi segreti cinesi. TikTok è di Microsoft, uno dei grandi poteri del mondo. No, cioè, la resistenza va fatta attraverso le aule legislative. Sono i governi, e noi abbiamo un governo europeo abbastanza capace, è quello il luogo di intervento. E la consapevolezza delle persone come noi, che parlano, scrivono, raccontano, eccetera, e che si parlano fra di loro, che fanno pressione, l'opinione pubblica famosa, fanno pressione sulle assemblee legislative europee. È lì che si può intervenire. Non è che stiamo io e te, io e Bazzana, io e Zezziola, e se mettiamo là e ci mettiamo a contrastare Trump e gli amichetti di Trump. Ma non risolviamo niente. Non risolviamo niente, io devo lavorare, io devo fare la spesa, mi devo occupare di mio figlio, cioè non ho il tempo per stare appresso a questi e non penso neanche di essere un missionario che va là a spiegare agli altri dov'è che sbagliano. Quella è gente perduta, non gli puoi fare niente. Forse faccia a faccia, sotto al supermercato, al bar, io ci continuo a litigare con questi, ve lo dico. Perché mi trovo ancora gente, io fino a quest'estate ho quasi fatto a pugni con una persona che mi diceva che i migranti vanno messi ai forni. Io l'ho preso per il bavero quello lì e gli avrei spaccato la faccia se non fossi stata una persona democratica. Cioè, al massimo ci posso parlare al bar, sull'autobus, però se vedo uno che non fa sedere una donna di colore sull'autobus, lo prendo a calci nel sedere. Cioè, con certa gente è inutile parlarci. Io ci ho provato una vita con questi. Sono arrivato a capire che è inutile parlare. Quindi la soluzione è l'educazione, insegnare. Io perché faccio il professore? Perché continuo a fare il professore all'università? Perché penso che insegnare ai giovani quello che è giusto e quello che è sbagliato e poi discuterne con loro, adattarmi al loro modo di pensare, alla loro idea di giustizia, di errore e così via, è la soluzione. E scrivere, ragionare, leggere i libri, confrontarsi, il dialogo, questa è la soluzione. Ma non è quando stai online che ti arrabbi, poi metti il muso, non parli con la famiglia, non mangi, dormi male, litighi e magari rovini anche delle amicizie vecchie, antiche, di data antica. Non si risolve combattendo sui social. Io, se c'è chi ci vuole rimanere, ci rimanga, faccia questo lavoro da missionario, io non lo contrasterò mai, non ritengo che sia una soluzione,
Perché il problema qui è il potere, come il potere manovra le masse. Qua ci sono state le operazioni di manipolazione delle percezioni, di disinformazione che puntavano e ci sono riuscite a far credere a un pezzo di popolazione che la pandemia non era reale. Va bene? Come a volte ti fanno credere, ti hanno fatto credere altre volte che era giusta la guerra all'Iraq, all'Afghanistan, eccetera, ti hanno fatto vedere l'antracite finta nel Palazzo delle Nazioni Unite, hanno parlato di armi di distruzione di massa, cioè. Quei sistemi di manipolazione delle percezioni sono potentissimi, è solo la cultura e l'intelligenza che possono farvi fronte. Grazie Arturo, analisi puntualissima. Abbiamo sforato un'ora e mezza, mi chiedo, qualcuno vuole intervenire? A questo punto viene da dire viva la scuola. Viva la scuola! Viva la scuola, sì. Nel senso che già la settimana scorsa abbiamo parlato, vabbè, si trattava dell'enciclica Fratelli Tutti e si parlava della critica, della costruzione della critica e del senso del giudizio. Sicuramente, la scuola è sia la cartina di tornasole, ma anche la chiave di volta per riuscire a combattere la disinformazione, a usare gli strumenti tecnologici, a usare quello che sono anche il cellulare, a fare tutto quello, anche il discorso del bullismo, cyberbullismo è sicuramente un elemento che gioca una parte molto, molto forte sin dalla preadolescenza, per cui da ragazzi, dai bambini dalla quinta elementare e scuola media e superiore. Sicuramente il conoscere, il confronto reale, che è un reale di vicinanza e non è un reale online, perché vediamo benissimo che i ragazzi, ma non soltanto i ragazzi, anche noi, confondiamo il reale di vicino, cioè il fatto di comunque avere a che fare con un confronto aperto e concreto, con il reale online. Le notizie che noi leggiamo a noi sembrano tutte vere. In realtà, certe volte, come si scriveva prima e si diceva, ci sono il discorso di queste notizie costruite ad hoc, in cui tanta parte di notizia è vera, ma in realtà ci sono degli elementi che sono falsi e noi non riusciamo più a riconoscere quello che è vero e quello che è falso. La scuola, sicuramente, da questo punto di vista, ha un potere grande e una possibilità da questo punto di vista. È il fatto che noi insegnanti dovremmo avere, perché io sono insegnante, dovremmo avere degli strumenti capaci per la costruzione di questo uso critico dei sistemi tecnologici, soprattutto informativi e di comunicazione. Saluto tutti, io sono la presidente del Circolo Grazie Ghislandi, ma comunque mi conoscete e niente, do la parola di nuovo a Stefano per la conclusione della serata. Grazie. Stefano, prima che parli, ricorda a Pierluigi Milani che io voglio un suo quadro. Io vedo questi quadri surrealisti alla De Chirico dietro di lui. E poi mi deve rispondere lui a me una domanda, ma come un avvocato così eclettico, cioè uno che, voglio dire, spazia da Petrarca a Ned Ludd per arrivare a Max Tegmark e all'intelligenza artificiale, che poi scrive i romanzi, fa i dipinti, eccetera. Io quando vengo in Val Camonica, nella Valle dei Camuni, cioè ti voglio venire a trovare e voglio un quadro. È una fake news, quella che dici tu. Non è vero, non esiste il quadro, non esiste Milani Pierluigi, io sono un avatar e quindi non esiste niente di tutto ciò. Comunque, quando verrai in Valle Camonica sarai ben accolto e noi speriamo di poterti portare anche in qualche scuola a tenere una dotta conferenza sulle tematiche che stasera hai accennato. E quindi io ti ringrazio anche per i complimenti. Penso che l'orario sia ormai diventato quasi proibitivo. Non voglio qui fare la parte del moderatore, ecco. No, io vorrei solo chiudere con una battuta, con una provocazione a entrambi. E
E vorrei fare un gioco. Siamo nel 2100, ma potremmo dire anche nel 2050, nel 2060. Che società, che scenario immaginate? Proprio una battuta per concludere. Io mi immagino la società che ha descritto Pierluigi del libro. Aia. E io cosa devo dire? Io me la sono immaginata, però siccome so anche che la storia prende a volte delle strade diverse, ad esempio, negli anni 70 io ero convinto che ci sarebbe stata una guerra nucleare, SS-20, Pershing, quindi questo schieramento di missili nucleari a testata multipla che sembrava ormai un destino, no? Invece la storia ha preso un'altra direzione. Quindi anch'io mi sono immaginato quello, ma voglio sperare di essermi sbagliato. Beh, diciamo che con l'elezione di Biden abbiamo qualche speranza in più, dai. Beh, sì, qualcosa potrebbe cambiare. Speranza, speranza, perché ricordiamoci che Trump non è un fenomeno passeggero e che dietro ogni scemo c'è un villaggio. Io questo l'ho capito leggendo la storia americana in chiave psichiatrica, ma questo sarà oggetto di un'altra chiacchierata, mi auguro. E, no, è molto interessante questa cosa e Arturo ti consiglio la biografia pubblicata in America da Mary Trump, che è la cugina di Donald. Un libro stupendo, ahimè non pubblicato in Italia, mi pare sconvolgente, nel quale si parla molto bene della famiglia Trump e soprattutto emerge cosa sia l'America oggi, per cui, e forse ci insegna anche che la questione Trump non l'abbiamo ancora risolta, ma ne dovremo riparlare tra un po'. Ecco. Grazie a tutti di nuovo, grazie ad Arturo Di Corinto, grazie Arrivederci. a Luigi Milani, grazie al Circolo Ghibli.